Eccoci qui, buon pomeriggio a tutte. Come al solito noi aspettiamo un paio di minuti che arrivate, perché non a tutti arriva questa benedetta notifica della diretta. Quindi voi vi dovete ricordare che nei commenti, se vi arriva il messaggino mentre guardate la diretta e vi dice attivate per le notifiche, cliccateci sopra, così quando Rosaria arriva in diretta a voi vi arriva il messaggino. Ok? Quindi noi aspettiamo un pochino che arrivate un po', almeno insomma che arriviamo a metà delle nostre presenze. Oggi prepariamo tagliatelle alla bolognese, che sicuramente spesso le fate a casa, qualcuno lo fa con Magic Cooker, qualcun altro ancora no. E poi facciamo una parmigiana di zucchine in bianco, ma una parmigiana dietetica e veloce, ok? Così almeno la parmigiana, quella infarinata, fritta, insomma queste cose così pesanti sicuramente le conoscete tutte quante. E no, io vi do sempre la versione un po' più veloce, un po' light, un po' dietetica, va? Diciamo così. Quindi aspettiamo che arriva anche il nostro chef che ci dà una mano oggi e non sarà il cameraman. E poi aspettiamo che arrivate anche voi. Vediamo se mi danno l'ok dalla regia per iniziare almeno a fare la prima ricettina. Oggi non voglio cucinare, è un sciopero, io sciopero, oggi è sciopero. Oggi è sciopero, oggi è sciopero. Allora, io della parmigiana, tanto adesso vi racconto un po' tutto. Della parmigiana già ho fatto il primo passaggio, nel senso che mi sono preparata un paio di strati per non farmi perdere tempo, però adesso ve li spiegherò tutti. E poi inizieremo a fare l'ultimo strato e poi subito con la cottura, perché ci vorranno almeno una ventina di minuti, perché pensate che le zucchine sono crude. Che facciamo? Iniziamo? Sono quasi le 5:05, vediamo se possiamo iniziare. Possiamo iniziare. Allora, benvenuti a tutte, buon pomeriggio e benvenute a casa mia. Ecco Giovanni. Buon pomeriggio a tutti, ho revocato lo Ha sciopero. revocato lo sciopero. Allora, quindi abbiamo detto che prepariamo tagliatelle alla boscaiola, no, scusate, alla bolognese, e poi prepariamo la parmigiana di zucchine, perché più volte, due o tre volte abbiamo fatto la parmigiana di melanzane, tutta cruda, ho visto nei vari gruppi WhatsApp che io ho, che l'avete provata in tanti, bravissime, perché così si fa, le ricette vanno provate, altrimenti non potete dire se Rosaria dà ottimi consigli oppure no. Anche in questo caso io vi darò delle varianti e vi darò dei consigli, quindi attenzione alle ricette. Allora, io non ho capito cosa devo cucinare. Allora, per adesso la parmigiana di zucchine, quindi facciamo vedere che io ho preparato, È una volta che ha preparato, una volta che ha preparato. una volta, la facciamo vedere. Che ho preparato le zucchine crude, quindi come vi faccio vedere anche qua, le zucchine sono crude, né lessate né grigliate, sono solamente tagliate. Vedete? Io per farle così sottili le ho tagliate con la mandolina, così almeno che vengono proprio sottili tutte quante uguali, e così in 20 minuti saranno cotte, perché se le facciamo proprio doppie doppie giustamente non vengono tanto belle cotte. Poi se volete una variante le potete grigliare, le potete friggere e le potete invece impanare, quindi passare nell'uovo e anche nel pangrattato e poi fare gli strati, ok? Io invece le ho fatte totalmente a crudo, quindi ho preso la zucchina, l'ho tagliata, l'ho infarinata, come vi faccio vedere, proprio cruda, infarinata, né salata né niente, e l'ho messa lì dentro. Come avete visto, io ho messo un goccino di olio in padella, poi ho messo uno strato di zucchine, una fettina bella grossa di prosciutto cotto, ci ho messo un po' di sale per le zucchine perché vi ho detto che erano totalmente crude, ci ho messo una sottiletta, potete metterci la scamorza, se ci mettete la mozzarella metteteci quella un po' più secca, non metteteci quella troppo piena di latte, perché altrimenti vi caccia, come dico io, vi rilascia Caccia. troppa troppo acquette, quindi poi ci mettete tempo per farlo asciugare. Quindi l'ultimo strato lo facciamo davanti a voi. Quindi Giovanni adesso infarina un pochino le zucchine, adesso, non domani, infariniamo un po' le zucchine e le mettiamo sullo strato che stavamo facendo. Quindi io con questo strato che sta facendo Giovanni sto facendo in pratica il terzo strato di zucchina. Se le volete fare ancora più alta, la fate ancora più alta, ok?
Allora, in tutto questo quante erano di zucchine? Uno o due? Uno. Due e mezza. Ah, due zucchine e mezza per la nostra break diamond di misura 24, che comunque ci mangeranno quattro persone, ok? Una bella fettina, una bella porzione, insomma, per uno. Allora, le zucchine devono essere un po' più ravvicinate, le stai mettendo troppo larghe. Devono essere devono essere belle ravvicinate, ma le mie signore lo sanno sicuramente, perché la parmigiana si fa da tantissimi anni, forse pure secoli. Allora, iniziamo a vedere nel frattempo che Giovanni fa l'ultimo strato se ci sono delle domande. Buon pomeriggio a tutte quante voi, ciao ciao a tutti che ci salutano. Ok, allora, vengo io se vuoi da Bari a cucinare, mi metto il coperchio in testa e con lui arrivo presto. Bravissima Tonia, se venite mi fareste proprio non solo tanta compagnia, ma anche mi dareste, insomma, una grande mano, quindi io ne sarei felicissima. Venite, allora, venite per favore, venite. Domande adesso non ce ne sono, quindi andiamo avanti. Buon pomeriggio amici miei, grazie di esistere, grazie a voi e grazie a te Pina per queste veramente splendide e belle parole che mi dite, veramente. Io vi ringrazio tantissimo perché siete veramente splendidi. Va bene così? Va benissimo. Ok, quindi abbiamo fatto un bellissimo salto, se è stato perfetto adesso. Ok, perfetto. Mettiamo quindi un pochettino di sale, perché non le abbiamo proprio salate. Poi se volete potete mettere anche un pochettino di pepe e se volete potete anche metterci un velo di besciamella. Però io la faccio proprio light, altrimenti le mie ragazze non le mangiano e quindi non ce l'ho messo. Però ci potete mettere un goccettino magari di latte, un pochino di besciamella, quando la volete fare un po' più, anche un po' di parmigiano, ok? Sì, ma anche, sì, va bene, va bene. Quindi un pochino di sale, perfetto, non abbiamo messo aglio, non abbiamo messo cipolle, perché in questo caso non serve, ok, basta, basta. Mettiamo quindi il prosciutto cotto, o lo mettete intero, oppure lo potete tagliare, insomma, con le mani. Io faccio la forma di X perché la fetta è grande e quindi copro tutto. Ok, perfetto, come ho fatto io sotto, quindi va bene. Poi mettiamo una, due sottilette, insomma, una fetta di scamorza, mozzarella, ci potete mettere il formaggio che più vi piace. Ok, io vi, sicuramente ormai vi ricordate che io uso molto le sottilette quando faccio queste preparazioni. Intero a pezzettini? No, no, la fai a pezzettini, perché la sottiletta poi è filante, quindi mi piace di più. Però nello stesso tempo riesce anche a rimanere un po' compatta. Ok, quindi scegliete voi. Allora, quindi mettiamo queste due sottilette sopra e poi basta. Poi andiamo sul fornello, fiamma alta, e la facciamo stare un 20-25 minuti, poi ci regoliamo. Io vi dico fiamma alta perché questa è una Black Diamond, sapete che al fondo, anche per l'induzione, è una, come si dice, mi sono distratta che i gabbiolini mi hanno fatto cadere gli occhiali, ok. La Black Diamond. La Black Diamond è spessa, ha un fondo di 6 mm, ha comunque il fondo per induzione, quindi la fiamma alta va bene perché resiste molto. Se voi casomai usate le vostre pentole e magari utilizzate una padella antiaderente, allora utilizzate una fiamma alta per una decina di minuti. Quando vedete che cominciate già a vedere che bolle, e quindi cominciate a vedere le bollicine, diciamo, del formaggio, dell'olio, della mozzarella, quello che sia, abbassate leggermente la fiamma. Cosa devo fare? Quindi mettiamo sul gas con il coperchio, fiamma alta, fornello medio perché la pentola non è molto grande, quindi la mettiamo fiamma alta, ok? E la lasciamo stare così. Allora, Edoardina dice come bravo Rosario! Brava Edoardina. Edoardina, un bacio. Stella dice si chiama Giovanni. Sì, ma Edoardina è da tanti anni che ci conosce e ci prende sempre in giro. Mi chiama Giovanna e a lui lo chiama Rosario. Allora, stesso procedimento anche per le melanzane. Sì, Assunta, l'abbiamo fatto poche settimane fa, solamente che per la parmigiana mettiamo un po' di pomodoro, quindi mettiamo il sugo. In quel caso puoi deciderlo, sì, di farlo. Io l'ho fatto sia col sugo crudo e melanzane a crudo, proprio così tagliate come mi hai fatto con le zucchine, oppure le melanzane grigliate e il sugo magari un pochino stemperato in padella. Quindi decidi tu come vuoi fare. Sempre una ventina di minuti, fiamma così medio-alta. Che faccio? Allora, adesso dobbiamo fare le fettuccine alla bolognese, quindi mettiamo tutto insieme. Questo è il piatto preferito di Giovanni. No, alla boscaiola, alla, no, bolognese. Alla bolognese, quindi mettiamo un po' di olio e poi Giovanni un pochino. Tanto queste sono le nostre pentole, che non c'è bisogno nemmeno di metterci l'olio. Vado, olio. E un pochino, sì. Ok, perfetto, basta. Perfetto.
Poi Giovanni ha preparato un, diciamo così, preparato come facciamo sempre in casa, di carota, sedano e cipolla, tagliuzzato insomma a pezzettini, lo andiamo a mettere all'interno tutto quanto perché la bolognese deve essere piena di questo condimento, ok? Mettiamo anche il macinato, perfetto, Giovanni toglie fino all'ultimo briciolo. Ok, mettiamo il macinato, quindi come vedete tutti i passaggi a crudo. Questa è una vaschettina da un 400 grammi, vero? Un 400-500 grammi? No, sì, più o meno. Sì, su per giù. Mettiamo tutto all'interno, ci mettiamo il pomodoro, ve la facciamo proprio la versione leggera, quindi proprio tutto a crudo. Mettiamo quindi del pomodoro, non ne mettiamo tanto, questo pensate che è mezza bottiglia, ne metteremo insomma su per giù una metà di questa, non proprio tutto. Sì, metà. Vediamo, inizia tu. Meglio essere precisi, altrimenti si arrabbia. No, no, iniziamo a versarlo e poi vediamo, insomma, io mi regolo a occhio, però diciamo che per 250 grammi di tagliatelle, fettuccine, quello che utilizzate, vai, vai, poi possiamo mettere, insomma, ecco, tanto di pomodoro. Va bene, io direi basta anche, o lo vogliamo mettere tutto? Vabbè, mettiamolo tutto, dai. Quindi abbiamo messo mezza bottiglia di pomodoro, ok? Era finita. A posto. Quindi mettiamo anche la pasta, quindi Giovanni adesso con il mestolo andrà un pochino a stemperare la, la carne tritata, quindi andrà un pochino a, a girare, sì, 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 ad amalgamare un pochino tutto. Mettiamo le 250 grammi di tagliatelle, quindi una confezione che farete su per giù due o tre persone al massimo. Ok, perfetto. Ah, mettiamoci un pochino di sale, non ci dimentichiamo. Io qui di solito ci metto anche un po' di pepe, se vi piace lo potete mettere, oppure a volte anche una noce moscata, queste cose, poi un po' di basilico, se vi piacciono le potete sempre mettere, no, anche di meno, ok? Poi dopo vediamo, magari nella pasta non lo mettiamo, perfetto. E mettiamo le tagliatelle, vediamo se ci sono anche delle domande, così nel frattempo rispondiamo. Vedi, Imma dice, per sbaglio avevo disattivato la campanella delle notifiche, bravo, quindi adesso attivatele. Allora mettiamo tutte le 250 grammi di tagliatelle, quindi il nido di tagliatelle, le sistemiamo un pochino un po' più allargate, che tanto la pentola ce lo permette, benissimo, dopo glielo facciamo vedere, perfetto. Ok, facciamo vedere un pochino che abbiamo fatto, quindi sotto c'è il condimento, avete visto che cosa abbiamo messo, e sopra ci abbiamo messo i nidi di tagliatelle, come insomma li comprate anche voi, quella all'uovo. Siccome è una pasta all'uovo, ma è secca, non è quella fresca, allora mettiamo comunque la quantità di acqua che ci serve, per ogni 100 grammi di pasta un bicchiere di acqua. Siccome abbiamo messo del pomodoro all'interno, quindi abbiamo del liquido, metteremo, abbiamo messo 250 grammi di pasta, metteremo due bicchieri di acqua invece di due bicchieri e mezzo, perché abbiamo comunque messo del pomodoro. Se per caso ci dovesse servire altra acqua, noi la possiamo andare ad aggiungere, ok? Allora, perfetto. Adesso avete visto come è stato semplice preparare questo piatto? Sembra un po' una cosa finta che abbiamo fatto, mettiamo il coperchio sopra, fiamma alta fino a quando non esce il vapore. Vi ricordo che questa è la pentola che avete preso in offerta, in regalo, con l'offerta del coperchio a 79,90 oppure 69,90 come l'avete scelto. La andiamo a mettere sul fornello medio, fiamma alta fino a quando esce il nostro vapore. Quando uscirà il nostro vapore, abbasseremo leggermente la fiamma. Prima daremo una mescolatina, tanto poi questi passaggi li vedremo insieme. Daremo una mescolatina alle nostre tagliatelle in modo che si sono anche allargate nel condimento e poi abbassiamo la fiamma. In questo caso aspettiamo il tempo di cottura della pasta, che essendo una pasta al vapore ci vorranno 5, 6, 7 minuti insomma al massimo, ok? Allora, ma il sugo lo cuoci in 5 minuti non è poco? No, se parliamo, Anna Maria, della parmigiana, io parlavo prima di cuocere il sugo 5 minuti, poi metterlo con la parmigiana preparata, quindi facciamoci, prepariamo tutta la parmigiana e poi la cuociamo una ventina di minuti, perché poi dobbiamo comunque cuocere bene il pomodoro e cuocere anche le melanzane a fette, ok? O le fate grigliate o le fate fritte se volete, proprio quella bella pesante, oppure io a volte le metto anche a crudo. Allora, non ci sono domande. Lucia dice, bravo Giovanni, quanta pazienza che tu devi avere, lui deve avere, io no, vabbè, andiamo avanti. Ok, allora, domande non ci sono per la
per il preparato che stiamo facendo e anche quello di prima. Anna Maria dice, ah no, allora Anna Maria diceva il sugo per la pasta. No, allora noi il sugo per la pasta adesso in pratica noi lo faremo stare a fiamma alta, ci vorranno 4-5 minuti il tempo che esce il bollore, e già comunque con 4-5 minuti il sugo arriva al bollore dei 100 gradi, ok? Quindi arriva comunque alla temperatura dei 100 gradi, quindi già si inizia a cucinare a 100 gradi, e quando noi andiamo a vedere che esce già il vapore, vediamo che la carne macinata già è diventata del colore cotta, diciamo così, ma giustamente si deve finire di cuocere, quindi noi che cosa facciamo? Abbassiamo la fiamma e aspettiamo poi quei 7-8 minuti della cottura della pasta, e quindi si cucinerà tutto nello stesso tempo e vedrete che è buonissimo. Se poi casomai così non vi piace, voi potete semplicemente mettere, abbiamo fatto l'olio con il tritato, diciamo così, pezzettini di sedano, carota e cipolla, potete fare il soffritto, potete mettere il macinato, potete far soffriggere un po' il macinato, quindi cuocere sempre con il coperchio, sfumare con il vino bianco, aggiungere il pomodoro, far cuocere 10-15 minuti, voi potete fare anche tutti questi passaggi, come noi li abbiamo fatti sempre, e spesso io vi faccio vedere con la preparazione delle paste, però in questo caso vi ho fatto vedere proprio la preparazione light, la preparazione proprio anche veloce, perché ci sono delle giornate che vogliamo magari un bel piatto di pasta, però abbiamo poco tempo a disposizione e lo possiamo fare in questo modo, e il risultato vi posso dire che è ottimo anche facendolo in questo modo. Allora, io già sento un odorino, quindi credo che sia la parmigiana, che in questo caso vedo che esce anche il vapore, quindi alziamo il coperchio, la guardiamo un attimino, io qua sono un po' storta, alziamo un attimo il coperchio. No, qua. Ok, allora mettiamola qua, quindi alziamo un attimo il coperchio. Perfetto, ok, allora adesso possiamo mettere sul gas ed abbassare leggermente la fiamma, quindi mettere al minimo perché si sta già sciogliendo. Faccio vedere un attimo. Vabbè, tanto si vede che così, okay. Penso che si vede, insomma. Abbassiamo la fiamma, tanto dopo la facciamo vedere tutta pronta. Abbassiamo quindi la fiamma, quando avete visto che esce il vapore, dobbiamo abbassare leggermente la fiamma e adesso attendere quei 15-20 minuti che le nostre zucchine si cuociono, perché si scioglie tra l'olio e anche la sottiletta, il formaggio che avete messo, e quindi si crea un po' quella cremina che viene buonissima. Per la pasta stiamo ancora aspettando, vediamo se ci sono delle domande. Allora, nel senso che, ok, questo l'abbiamo letto, non sarebbe meglio cuocere un bel ragù? Infatti sì, ve l'ho spiegato, potete fare, potete, questi sono i due modi per cucinare con Magic Cooker. Noi siamo partiti che con Magic Cooker mettiamo tutto insieme, quindi acqua, pasta, condimento, tutto insieme. Vi faccio vedere che il risultato è ottimo. Questo è nella parte della velocità, quindi provateci perché è buonissimo e il piatto viene pieno pieno di proprietà nutritive. Se poi avete un po' di tempo in più per dedicarvi alla cucina e volete fare i vari passaggi del soffritto, di cuocere prima il sugo, di cuocere la carne, insomma tutti i vari passaggi, fate anche in questo modo. Ok, quindi mi avete fatto più domande, insomma, che vi ho risposto. Nel senso che ho messo già le fettuccine che ci vogliono 5 minuti. Sì, perché nello stesso tempo della cottura della pasta, io lo so che vi sembra strano, perché io vi ho fatto spesso vedere i passaggi di cucinare la pasta prima con i passaggi dei soffritti. Però effettivamente il Magic Cooker, nella sua velocità, anche quando noi siamo in dimostrazione a casa delle signore, la pasta la facciamo così, la facciamo tutta insieme, perché noi dobbiamo proprio far vedere l'utilizzo effettivo del coperchio. E quando voi mangerete il piatto di pasta, che possa essere adesso la bolognese, che possa essere veramente una boscaiola, che possa essere una pasta, non lo so, con sugo e tonno, ma qualsiasi tipo di pasta, addirittura anche uno spaghetto con le vongole fatto così in velocità, il sapore finale resta veramente una cosa buonissima. Quindi provateci a fare questa cosa, perché se non l'avete ancora fatto, evidentemente io spesso vi ho fatto vedere i passaggi del comunque viene a pulire, però comunque la casa bisogna mantenerla pulita tutto il giorno, quindi chi cucina deve mantenere pulito il suo, prima cosa un grande chef rimane tutto pulito il suo piano cottura anche quando sta cucinando, anche il piano di lavoro. Quindi allora, 15-20 minuti per le zucchine senza aprire il coperchio? Sì, Francesca, il coperchio l'abbiamo aperto, tu lo puoi aprire tutte le volte che vuoi, andare a vedere se magari va bene di sale, se ci vuole qualche minuto in più, qualche minuto in meno. Il coperchio lo possiamo aprire quando facciamo i dolci, figuriamoci se non lo possiamo aprire quando facciamo le varie cotture.
Anna Maria dice mi si blocca, forse Anna Maria se sei solo tu che me lo sta dicendo, forse magari ha qualche problema tu con la linea, oppure potrebbe darsi che si blocca anche a me, però io per adesso insomma non vedo che si blocca il telefono a noi, quindi la linea insomma per adesso sta andando bene. Allora, Mimmo e Natascia dicono buongiorno pentola arrivata, meno male, stanno arrivando tante cose, stanno arrivando tanti kit forno, stanno arrivando tante pentole, tante quadrotte che avete preso in regalo aggiungendo le amiche, quindi piano piano vedrete che ritorneremo alla normalità di tutto e ritorneremo giustamente alla normalità anche delle nostre consegne. Anche col piede di Rosaria, tutto alla normalità. Sì, si ritornerà nella normalità sperando di ritornare a correre, insomma, io non sono una grande, come posso dire, corsista, non si può dire corsista. Ah, va bene, dice, però come ti pare. Ma come mi pare, però comunque insomma mi piaceva abbastanza camminare. Oggi ho fatto pomodoro, zucchine, pasta, acqua, sale, pepe, il tutto 10 minuti squisita, avete visto? Quindi c'è chi fa giustamente questo metodo, chi adotta questo metodo, che vi posso dire che è spettacolare. Io ho le mie ragazze che sono a dieta e quindi loro a pranzo si cucinano il loro primo piatto da sole, anche separate, e loro giustamente, essendo poi a dieta, anche perché è una parte molto dietetica questa, mettono tutti gli ingredienti insieme. Quindi voi immaginate, vi sembra un po' strano, ma nello stesso tempo che si sta cuocendo la pasta si alza il vapore, quindi arriviamo alla temperatura dei 100 gradi, si alza il vapore, esce il vapore, si divide dal vapore acqueo, come vi dico sempre, ritornano indietro tutte le sostanze, tutte le proprietà nutritive dell'alimento, e quindi all'interno noi andiamo a cuocere il tutto a 100 gradi, ma soprattutto in pochi minuti. Allora, esce il vapore della pasta? Non ancora. Ah, mi sembrava di vederlo, quindi forse il vapore della parmigiana. No. Controlliamo la parmigiana, mi dicono se ci sono offerte per l'XL, sentiamoci in privato che comunque accontentiamo sempre un pochino tutti. Io per fortuna oggi la diretta sono a Castanea, mi prende bene, vedo bene, sono felice. Bene, questa Stella. È Stella. Sì, Stella. Ciao Stella. Ciao cara, meno male, dai. Perfetto, perfettissimo. Allora io aggiungerei in questo caso, facciamo vedere come sta avvenendo, perché le zucchine già si stanno cucinando, però o abbassiamo di più la fiamma oppure aggiungerei un goccino di latte in questo caso, ok? Perché non abbiamo messo la beciamella, abbiamo fatto proprio la versione light, come vi dicevo, e quindi dobbiamo aggiungere un qualcosa di liquido per farla venire un po' più cremosa. Però avete visto come già sta avvenendo, come le zucchine sono morbide e la sottiletta si sta sciogliendo. Allora mettiamolo ancora più lento e noi lo lasciamo così, perché noi non aggiungiamo né beciamelle e né latte, perché la facciamo leggera. Questo qua e questo lo metto di qua. Ok, perfetto. Allora, che altro volevo dire di questa cosa? Stavo per dire una variante anche della parmigiana con le zucchine, sicuramente lo sapete. Ma alta o bassa? E ha detto bassa proprio. Okay. Quindi, come stavo dicendo, una variante per le zucchine, ma sicuramente lo sapete perché l'avete sicuramente fatta più volte, potete aggiungerci un po' di pomodoro e quindi invece di farla in bianco la fate col pomodoro. Siccome io l'ho fatta più volte col pomodoro, questa volta l'ho voluta fare in bianco. Allora, per fortuna ti ho trovata Rosy, non riuscivo più a vedere la diretta. E questo è il problema, che voi dovete, come si dice, attivare le notifiche della diretta. Io per questo vi mando il messaggino un po' ovunque, nelle liste automatiche, nei gruppi WhatsApp, qui su Facebook, insomma di continuo. Però magari non tutti state anche nei gruppi WhatsApp. Quindi cercate di attivare nei commenti, vedete che esce scritto, di attivare le notifiche della diretta, in modo che quando inizio la diretta a voi vi arriva il messaggio, insomma sul cellulare vedete la notifica che Rosaria è in diretta, ok, che il gruppo insomma sta iniziando la diretta. Quindi ci salutano anche Antonietta Paliselli, ciao Rosaria, ciao Giovanni, complimenti per tutto. Ok, perfetto. Allora, quindi esce il vapore alla pasta, perdonami, ma io ogni tanto mi perdo qualche cottura, c'è cioè qualche passaggio. Quindi... Non ancora. Vogliamo alzare un attimo, vediamo? Sì. No, alziamo solo il coperchio. No. Ah, ok, quindi ecco, il vapore sta uscendo, non lo vedevamo ancora dai fori, quindi ancora un altro paio di minuti, quindi possiamo dare una mescolatina alle tagliatelle, così le stacchiamo, perché vi ricordate che le abbiamo messe giustamente solo quelle secche
quindi abbiamo messo proprio il nido di tagliatelle intere, quindi le andiamo a staccare con il nostro mestolo in modo che si amalgama con il nostro condimento e poi dopo le possiamo far cuocere. Allora, Mimma dice: complimenti Rosy, sei esplicita e precisa, buona guarigione. Grazie, grazie a tutti. Allora, ieri una mia cliente mi ha detto: io ti vedevo sempre seduta, pensavo che eri stanca e secondo me mi dovevo riposare un po', mi dovevo riposare un pochino così. Vabbè, ogni tanto io alzo la mia gamba perché anche così mi dà un po' fastidio. E allora, come stanno le tagliatelle? Bene, benissimo. Sono a letto, tutto bene. Sono sdraiate. Ok, quindi adesso noi abbiamo, è passata già la fiamma? No, allora no. Ancora no, perché ancora non è uscito il vapore. Quindi dal momento che esce il vapore, vi ricordo che tutte le cotture che facciamo delle paste, quindi ogni cottura che facciamo di qualsiasi tipo di pasta, che possa essere riso, pasta secca o pasta fresca o pasta fatta a mano, qualsiasi cottura di pasta, noi dobbiamo fare in modo che quando noi la mettiamo a cucinare, mettiamo fiamma alta, vapore, esce il vapore, bravissimo, esce il vapore. Gli diamo una mescolata, quindi noi adesso sì, noi già abbiamo mescolato, quindi noi nel caso, insomma, esce il vapore, alzate il coperchio, gli date una mescolata alla vostra pasta e poi potete abbassare la fiamma. In quel caso inizia il tempo di cottura della nostra pasta, ok? Abbassato. Allora, ripeti per favore come hai fatto la tagliatella alla bolognese, adesso lo ripetiamo. Allora, vediamo un attimo, prima mi arrivava, adesso non gli arriva più la notifica, quindi come dicevo la devi attivare. Quando si cucina la salsa aggiungi l'acqua? Se sì, che quantità e tempi di cottura? Assolutamente no. Nel pomodoro non si mette acqua, assolutamente no. Io l'unica acqua che metto nel pomodoro quando lo cucino è quel pomodoro che rimane nella bottiglia, come facciamo un po', penso un po' tutti, ci mettiamo un goccino di acqua, sciacquiamo la bottiglia, diciamo così, e mettiamo il restante di pomodoro nella nostra pentola. Poi il resto non mettiamo acqua, poi aggiungiamo l'acqua per la cottura della nostra pasta. Allora, grazie per i preziosi consigli. Pensavo che eri stanca. Sì, sì, ma no, no, c'è una gamba spezzata. Non sono stanca, no, no. Allora, grazie per i consigli preziosi, Daniela Tomasulo, Tomasulo penso che si chiama così. Giovanni, sei bravissimo, quando l'allievo supera, il maestro, siete una squadra perfetta. Ma il maestro sono sempre io, ok. Questo si vedrà. Ripetiamo la ricetta delle tagliatelle come ci chiede Rosanna Bianco. Allora, le tagliatelle abbiamo messo tutto a crudo nella nostra magnifica pentola in polvere di diamante. Abbiamo messo un pochino di olio, poi ne potete aggiungere un po' di più, un po' di meno come volete voi. Abbiamo iniziato una carota a pezzettini, quindi a dadini, una bacchettina di sedano e una mezza cipolla. Abbiamo fatto tutto a pezzettini e abbiamo messo all'interno con 4-5 etti di carne tritata, forse 4 etti di carne tritata, quindi macinata. Abbiamo messo mezza bottiglia di pomodoro, tanto metteremo poi tutte le ricette, piano piano, barilento, ma le mettiamo tutte. Ieri sera ne abbiamo messe, ah no, una, un'altra la pubblico dopo. Poi abbiamo messo le tagliatelle a crudo, quindi nidi di tagliatelle, quelle secche di pasta all'uovo, e abbiamo messo l'acqua. Siccome abbiamo messo mezza bottiglia di pomodoro, quindi avevamo del liquido, abbiamo messo 250 g di pasta con 2 bicchieri di acqua, perché l'altro mezzo bicchiere che ci sarebbe servito per cucinare la pasta abbiamo preso il pomodoro, quindi abbiamo immischiato l'acqua con il liquido del pomodoro. Vuoi vedere fiamma alta? Sì, fiamma alta fino a quando esce il vapore, come l'abbiamo ripetuto più volte, poi date una mescolata alla pasta e abbassate la fiamma. Perfetto, io direi che le spegniamo, quindi le facciamo stare 5 minuti, perché abbiamo messo poco, pochissimo, 5 minuti un po' così a fiamma spenta, come sapete sempre col coperchio sopra, e poi dopo le andiamo a impiattare. Allora, Rosy, dopo metti la diretta che sono arrivata in ritardo, la diretta vi ricordo che rimane sempre registrata, quando non la trovate, perché a volte le dirette non le trovo nemmeno più io nel gruppo, state tranquille, in alto c'è la barra rossa, c'è una lente di ingrandimento, un cerchietto, ci cliccate sopra e magari scrivete tagliatelle alla bolognese e vi esce subito la diretta, ma comunque io la salvo, la metto su YouTube e la poi ve la posto sui vari gruppi WhatsApp. Penso che le tagliatelle manca proprio un minuto e sono pronte. Ma sicuramente. Ok, ho le zucchine fritte come avete fatto. Allora, aspetta, mi sono persa la domanda. Ho le zucchine fritte, già posso cuocerle come hai fatto tu? Perfettamente, quindi le hai fatte fritte,
metterai lo strato di zucchine, vabbè, insomma, le solite cose, quello che ci vuoi mettere in mezzo, prosciutto cotto, scamorza, formaggio, un po' di parmigiano, un po' di pepe, se ci vuoi mettere anche un po' di besciamella, fai dei vari strati fino a quando ne vuoi e poi la metti un 15-20 minuti sul gas. Deve sempre mettere con la farina? Eh no, perché le ha fatte fritte, le ha fritte. Noi invece le abbiamo fatte crude e quindi le ho dovute infarinare perché se no così insomma venivano lesse. Che bello il momento della diretta, con allegria che avete. Grazie Laura, grazie mille. Si possono fare più strati di zucchine o melanzane? Certo, io di zucchine ma anche di melanzane ne faccio. Qua ne abbiamo fatte 3 di strati, ma di melanzane ne faccio a volte anche 4-5. Quindi vedete voi come le volete fare. Allora, ok, allora le domande sono finite, quindi vediamo la pasta. Vogliamo farla vedere? Oppure sì, aspettiamo quest'altro minuto? Io sento un odorino. È pronta. Ah, ok, allora perfetto, allora la facciamo vedere. Così poi dopo impiattiamo anche subito la nostra parmigiana. Vi ricordo che questa è la nostra bellissima pentola in omaggio con il coperchio a 79,90 in offerta in acciaio 18-10. Approfittate perché saranno rimasti 300-400 pezzi dell'offerta e poi sono finiti. Benissimo, io la farei vedere prima così in pentola loro e poi dopo la facciamo vedere impiattata, perché è veramente molto molto bella. Guardate che spettacolo, avevate la paura che il pomodoro non si cucinasse, ma domani provateci, perché domani giovedì si fa il sugo al Napoli, e quindi provateci perché è veramente squisita. Allora qua Giovanni, io lo vedo sempre che arriva un pochino in ritardo. Perfetta, avete visto com'è bella amalgamata, se le carote, il sedano, la carne è rimasta tutta bella intera, perché sennò non si deve spappolare, e quando la mangiate veramente si sente proprio un sapore stupendo. Allora, quindi impiattiamo, vediamo un po' se lo chef ha imparato a impiattare nel piatto quello a cupola proprio con i grandi chef, eh? Ok, diciamo che le devi mettere sempre un pochino di meno, perché tu metti come mangi tu, ma le devi mettere di meno, perché questi sono, i chef fanno dei piatti delicati. Va bene. Ok, noi siamo tutti a guardarti, eh? Non devi sporcare il piatto. Va bene. Vai. Ok, dai, bravo, perfetto. Vai giù, arrotola un po', non tutto al contrario, ma arrotola come... Vabbè. L'impiattamento non è per me, dobbiamo fare proprio un esame per fare l'impiattamento. Vabbè, mettiamoci un po' di... Basta, mettiamoci un po' di condimento sopra. Va bene. Così facciamo vedere com'è bello, veramente, molto molto bello. Guardate la carne poi... come si è girata proprio perfettamente, quindi si è tutta bella sgranellata, diciamo così, e invece basta perché sennò copri tutta la pasta. Bene. E invece non è rimasta a tocchetti, ecco, insomma, quando diventano le palline di carne macinata, ma perché non si è cotta bene. Guardate che bello, ancora fumante, si sente veramente un bellissimo odorino. Allora, ieri ho fatto pasta e pomodori, mi è venuta benissimo, bravissima Stella, non vedo l'ora di provare tutte queste belle ricette. Assunta che sta aspettando i suoi, penso sicuramente, i suoi prodotti. Allora, avete visto che bel piatto, adesso ho visto che è stato bello inquadrato, quindi è veramente un piatto favoloso, una bella spolverata di parmigiano e la nostra pasta è pronta. Adesso andiamo a impiattare anche la parmigiana. E prima di farlo emozionare mentre impiatta la parmigiana, lui si impiatta la parmigiana e io vi parlo come al solito del nostro bellissimo baby. Come si può avere in regalo il nostro favoloso baby? È semplicissimo, invitate 4 amiche, ditegli che in questo gruppo ci si diverte, che ci cuciniamo tantissime cose belle, che noi mangiamo ma che non assaggiate, ditegli anche questo, siamo cattivi perché non vi facciamo assaggiare nulla. E che questo qui lo potete avere in omaggio aggiungendo le 4 amiche, ditegli di seguire la diretta, di farci un salutino magari in diretta così le vediamo, in privato voi mi date nome e numero di telefono loro in modo che io possa mandargli un messaggino di benvenuto nel gruppo e a casa vi arriva il nostro baby, che è veramente fantastico. Se poi una delle vostre amiche vuole acquistare magari uno dei nostri prodotti perché vede le offerte, vede il prodotto, magari non lo conosceva e quindi vuole acquistare insieme al coperchio baby, che ha un valore di 40 euro, gli viene regalata anche la nostra pentolina sotto, che ci potete anche cucinare per 2 persone, tutto completo, insomma, sempre in regalo. La nostra parmigiana, falla vedere tu da vicino, perché io non penso che possa... Volevo far vedere l'impiattamento. E infatti non ti ho disturbato, vedi, così ti sei concentrato di più.
Guardate qui com'è bella la nostra parmigiana, veramente buona, ancora fumante anche questa, e anche questa in pochissimi minuti. Pensate se arriva un'amica, un amico, un parente, non lo so, un figlio all'improvviso, vuole mangiare, invece di fargli la solita pasta veloce in bianco, gli potete fare una bella bolognese, anche con una parmigiana proprio veloce, 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 magari anche dietetica, ma squisita veramente, veramente in pochissimi minuti. Adesso su quella parmigiana si potrebbe fare una granellata di pepe misto ed è veramente al top. Quindi in 25 minuti abbiamo preparato un primo piatto e un secondo col contorno, perché io direi che le zucchine le mettiamo tra il secondo e il contorno. Ok, allora io saluto, vado dietro la camera, grazie, spero di aver fatto tutto bene e buona serata a tutte, io vado dietro che devo spegnere, okay, vi lascio Rosaria a leggere le ultime domande. Io ogni tanto ho qualche starnuto d'allergia, ok. Allora Giovanni, l'importante è essere bravi anche a mangiare, giustamente. No, no, la bacchettata è... no, lo bacchettare è bravo. Ah, ok, Angela, perché forse con il come si dice, il profilo del marito, ma lei si firma e dice sono Angela. Oggi ho cucinato pasta con le vongole, è venuta buonissima. Anche noi abbiamo fatto ieri uno spaghetto con i lupini, perché non abbiamo trovato le vongole, Giovanni ha preso i lupini ed erano veramente freschissimi e buonissimi. Se la dice Domenica, farò la pasta al forno nella rettangolare, poi metto la foto, è giustamente, mi sembra doveroso. Diventeremo tutte bravissime in cucina grazie a Rosa e i piatti che fai, e grazie a voi perché mi seguite, e così possiamo avere la possibilità di provare sempre piatti più nuovi. Per quanto riguarda i dolci, come fa a crearsi la doratura in superficie? Annalisa, la doratura in superficie si fa usando il kit forno, ok? Il kit forno funge da forno ventilato e quindi giustamente dora i dolci sopra. Bravissima, ciao a tutti domani, ok. Allora io vi saluto, dopo vi metterò le foto con le varie ricette, vi posto la diretta un po' ovunque, vi mando un bacio, tanto noi con tanti di voi ci sentiamo tramite messaggi fino a stasera sul tardi, come dico sempre dal nord al sud, un grande abbraccio a tutte quante voi, buona serata a tutte!